Iniziamo subito. Il presidente Cimino, non so se ci sente, noi stiamo iniziando. Casomai gli mando un messaggio. Sento forte e Oh, chiaro. perfetto, Saluto a perfetto. tutti. Va bene, allora iniziamo così non facciamo perdere tempo a nessuno. Perfetto, apriamo per piacere. Buongiorno a tutti, oggi è il 20 luglio 2021, attestiamo le presenze dei consiglieri, l'autorizzazione alla registrazione dei consiglieri e degli ospiti. Presidente Evola, Buongiorno, sono presente e acconsento alla Vicepresidente registrazione. Mineo assente, consigliere Farello assente, consigliere Chinnici assente, consigliere Sala assente, consigliere Arrini, Buongiorno a tutti, presente del consenso alla registrazione. consigliere Ferrandelli, Buongiorno, sono presente, autorizzo. assessora Marano, autorizza la registrazione? Autorizzo la registrazione, grazie, buona, sì, Sì, ok. l'avvocato Cimino e il dottore Bellia autorizzano? Sì, autorizzo. Sì, autorizzo anch'io. Autorizzo anch'io. Prego, presidente. Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Intanto ringrazio subito gli ospiti che oggi ci hanno raggiunto, l'assessora Marano, il presidente Lianat, Cimino e il dottore Bellia. Abbiamo chiesto oggi la vostra presenza per una questione, diciamo, piuttosto delicata che è stata già affrontata per la verità anche la presenza proprio del presidente Cimino in commissione, ma che devo dire anche insomma, in consiglio comunale durante una seduta di consiglio è venuta fuori. La questione, diciamo, è una questione che ha visto proprio gli ospiti oggi presenti, insomma, protagonisti di un tavolo e di un percorso, ed è la situazione che riguarda, diciamo, questi lavoratori di una ditta esterna di cui Amat da tempo si serve per le pulizie. Una questione che si intreccia con la possibile internalizzazione del servizio. Peraltro dico atto di indirizzo che tanto diverso tempo fa lo stesso Consiglio Comunale aveva dato. Naturalmente, diciamo, le preoccupazioni sono legate alla questione del lavoro, quindi alla possibile possibile licenziamento di questi lavoratori e quindi ecco, volevamo comprendere con l'amministrazione che proprio sui temi del lavoro, insomma, è sempre molto sensibile, è sempre stata parte attiva, anche diciamo in vertenze che ovviamente non vedono il comune direttamente coinvolto per le sue competenze, ma sicuramente perché poi in qualche modo ogni cosa diciamo si riflette sulla comunità cittadina. Quindi a maggior ragione qua siamo in qualche modo diciamo parte attiva e quindi ecco alla vostra presenza volevamo comprendere quale fosse il percorso che si è immaginato, se si riescono a tutelare questi posti di lavoro. Quindi fondamentalmente diciamo la convocazione di oggi verte proprio su questo tema, ecco, sperando che sia stata intrapresa insomma una soluzione che possa da un lato garantire appunto il servizio per Amat e dall'altro anche la tutela dei lavoratori. Presidente, me la posso permettermi di integrare la sua introduzione? Sì, le do la parola così poi diamo la parola all'assessore Marano, al dottore Bellia e al presidente Cimino. Prego. Grazie, Presidente Evola, e ringrazio tutti voi per questa riunione. E io voglio soltanto ricordare che noi abbiamo 10 giorni davanti, perché la proroga chiaramente cessa i propri effetti a breve e già sono le lettere di licenziamento di questi lavoratori sono sul tavolo. Voglio anche dire che il Comune ha, dal mio punto di vista, nel controllo della propria partecipata, un obbligo morale nei riguardi di questi dipendenti e delle loro famiglie, perché il rapporto di lavoro affidato al libero mercato ha visto in quest'ultimo ventennio comunque garantire un reddito a questi lavoratori che pressappoco nella loro interezza
hanno avuto garantita la continuità da tutte le realtà che si sono aggiudicate il servizio. E dall'altra parte voglio anche sottolineare che rispetto agli atti di indirizzo anche del Consiglio Comunale, quello dell'internazionalizzazione lì dove si può dei servizi e quindi lì dove subentrano condizioni particolari chiaramente migliorative e non uguali, è una opportunità, è un'indicazione, non un obbligo, al quale diciamo l'amministrazione può sicuramente fare altre valutazioni anche di carattere generale. Noi riteniamo, lo dico anche, ne abbiamo parlato già con il presidente Cimino, oltre che morale ed etico, riteniamo possibile, diciamo, poter continuare con l'affidamento al libero mercato questo servizio così da garantire i livelli occupazionali, e riteniamo che in un momento così delicato come adesso l'amministrazione possa e debba dare particolare attenzione. Sono particolarmente contento della presenza, oltre che del presidente Cimino, che ha manifestato da subito la propria disponibilità, anche del dottore Bellia, perché so che ha seguito in queste ultime settimane, questi ultimi mesi, le vertenze, devo dire vertenze che si ripetono periodicamente, e quindi diciamo credo che ne abbia contezza antica, e faccio appello all'assessore Marano, non soltanto alla qualità di assessore, ma alla donna Marano, che chiaramente ha una grande esperienza sindacale e una grande vicinanza col mondo del lavoro, affinché in questo momento, oltre che da membro della giunta, da persona che conosce perfettamente la disperazione che può stare al di là delle scelte che noi facciamo, affinché si possa trovare una soluzione per tutti, affinché anche il Consiglio, lì dove necessario, possa fare la propria parte. Bene, allora dopo la lunga integrazione del consigliere Ferrandelli, che ha espresso, diciamo, nell'ultima parte la posizione di una parte del Consiglio, ovviamente non di tutti, io chiederei all'assessora Marano se vuole intanto intervenire lei per prima, o preferisce che intervenga prima il dottore Bellia, insomma decidete voi l'ordine, però volevamo fare, ecco, un giro veloce per comprendere, ecco, a che punto siamo arrivati. Sì. Presidente, non c'è problema, perché abbiamo condiviso con infatti, quindi se vuole iniziare lui, anche perché magari ha avuto un ultimo contatto più recente, che e quindi è uguale, non c'è problema. Direi che il dottore Bellia può cominciare così. Va bene, allora d'accordo, allora diamo la parola intanto al dottore Bellia e poi chiederei a lei di intervenire. Buongiorno consigliere Chinnici. Sì, buongiorno presidente, buongiorno a tutti, e autorizzo la registrazione. Perfetto. Prego. E il microfono è ancora silenziato, Diego. Ok, mi sentite adesso? Sì. Buongiorno Dario. Allora, buongiorno a te. Ho un po' seguito, perché sono stato 6 anni amministratore in Amat, quindi ho seguito perché mi hanno chiamato la sera che questi signori erano saliti sui tetti per protestare, perché appunto si paventava la possibilità che l'azienda potesse affidare il servizio alla Reset. Io li conosco, appunto, come ha ben detto il consigliere Fabrizio Ferrandelli, sono persone che lavorano da più di 20 anni, credo 22 anni, in Amat, hanno fatto sempre un ottimo lavoro, non guadagnano granché, ma lo difendono con le unghie e con i denti, perché è l'unico lavoro che hanno e oggi è difficilissimo trovare un'alternativa. È tutto nelle mani, credo, del consiglio d'amministrazione di Amat, che credo stia valutando se possono comunque prendere in considerazione di affidarsi di nuovo al mercato, e quindi evitare che questi 40 lavoratori possono perdere il lavoro, perché mi pare di capire che la proposta della Reset sia equivalente a quella che si potrebbe trovare sul mercato. Il problema è semplicemente sociale, perché avremo 40 lavoratori che perdono il lavoro e non sarà facile, non è una situazione sicuramente bella. Però credo che il presidente, l'avvocato Cimino, possa dire qualcosa in più sulle possibilità che questi possono conservare il lavoro. Questa è la mia opinione. Sì,
Assessora Marano, posso darle la parola prima di... Sì, certo, grazie Presidente, buongiorno consigliere e consiglieri, questa è una vicenda veramente particolarmente delicata e complessa. Evidentemente lo scenario di riferimento che aveva consentito di fare un ragionamento di internalizzazione era totalmente diverso. E sicuramente risale a qualche anno fa. Noi oggi abbiamo un momento tra i più critici che il mercato del lavoro del nostro paese abbia incontrato. Tutti lo paragonano a quello del dopoguerra. Io non sono in grado, non sono talmente, diciamo, anziana da poter fare una valutazione di questo tipo. So che noi però siamo tutti in allerta, anche perché lo sblocco dei licenziamenti, seppur parziale, già ha aperto un contesto molto critico dal punto di vista occupazionale. Quindi, avendo con il dottore Bellia condiviso anche l'ascolto delle organizzazioni sindacali che rappresentano questi 40 lavoratori che hanno manifestato anche con momenti di clamorosa mediatica disperazione, come quella della manifestazione sul Tetti, eccetera, che insomma ha poi preoccupato tutti quanti, diciamo, aggravato, anche accelerato i momenti di confronto, abbiamo avuto modo con il dottore Bellia poi di riascoltare le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori di questa azienda, con una descrizione che è particolarmente complessa, nel senso che AMAT per più di un ventennio ha assicurato nei cambi d'appalto, ha tutelato la continuità a questi lavoratori. Oggi, in presenza di una clausola sociale, di cui sicuramente l'amministrazione si avvalsa in tantissimi casi, anche, diciamo, naturalmente esterni, di vertenze importanti che riguardavano il nostro territorio, di cui la nostra amministrazione è stata fautrice, ci troviamo in una condizione che, sì, dice bene il consigliere Ferrandelli, non è detto che diciamo che ci siano norme vincolanti, però per quello che mi riguarda, io la clausola sociale in un contesto di questa natura la ritengo piuttosto vincolante, considerato che questi lavoratori per più di un ventennio sono stati tutelati da AMAT, seppur, diciamo, con riferimenti a norme di carattere diverso da quelli della clausola sociale. Quindi siamo davanti ad una, diciamo, condizione molto complessa in cui il licenziamento, l'ipotesi di licenziamento di queste persone avrebbe un risvolto insostenibile per un'amministrazione come la nostra, che ha, diciamo, durante questi anni avuto una particolare attenzione al dialogo sociale, a tutte le questioni che hanno salpotuto, diciamo, e tutte le vicende, le vertenze dove salvare anche un solo posto di lavoro è stato decisivo. Quindi non c'è dubbio che noi abbiamo aspettato, abbiamo dialogato anche col presidente Cimino, e che lì la decisione e le valutazioni che AMAT ha nel frattempo fatto, ha reagito tempestivamente con la proroga degli effetti, diciamo, con prorogando in questi mesi il contratto, la scadenza del contratto. Naturalmente oggi tutti ci attendiamo di capire bene come poter sostenere evitare una ricaduta dal punto di vista occupazionale negativa e mettere, diciamo, tutti nelle condizioni quindi di poter agire, intervenire a sostegno di una decisione di questa natura che l'AMAT vorrà prendere per salvaguardare tutta la vicenda nei termini di sostenibilità, di accettabilità dal punto di vista sociale delle condizioni,
rileggendole con un altro paio di occhiali, perché sicuramente quando si è pensato all'internalizzazione nessuno aveva, diciamo, valutato la gravità in cui saremmo impattati in un contesto pandemico come quello attuale. Quindi noi abbiamo, da questo punto di vista, detto al sindacato di rimanere in attesa delle decisioni di quanto avrebbe disposto l'AMAT, e penso che sia decisivo ascoltare adesso quali sono, diciamo, gli interventi e le misure che ha adottato o che intende adottare l'AMAT. Grazie assessore. Presidente Cimino, è stato più volte richiamato in causa. Sì, no, a me piacerebbe, ecco, così innanzitutto, sono anche collaborato dal vicepresidente, l'avvocato Sinatra, con l'occasione, sì, buongiorno, insieme, buongiorno, per affrontare altri problemi, e così partecipiamo alla commissione. Ma devo dirvi, a me interessa capire qual è, ecco, la posizione sull'argomento da parte dell'amministrazione, e l'assessore Marano è stato, da questo punto di vista, molto molto chiaro, quindi spero, ecco, che queste sue indicazioni possano avere un documento, possono avere la materializzazione in un documento ufficiale da poter inviare ad AMAT, in modo tale che AMAT può confrontare, ecco, questa giusta considerazione dell'assessore Marano rispetto a ciò che è stato costruito nel tempo passato nel rapporto tra aziende del gruppo comune, perché di fatto AMAT sull'argomento ha pochissimo spazio di manovra, lo spazio di manovra di AMAT è quello di valutare la competenza e anche la richiesta economica che ha fatto pervenire una società del gruppo comune, cosa che è stabilito dalle regole che l'amministrazione, il Consiglio Comunale, in passato ha dato, non tenendo conto, ecco, della specificità di alcuni casi, come quello che bene ha sottolineato il dottore Bellia e l'assessore Marano, dove vi sono alcuni casi che nel tempo le aziende che hanno vinto le gare di appalto hanno garantito la clausola sociale. Quindi, secondo me, su questo argomento è bene che da parte del socio ci possa essere un'indicazione che vada a specificare non solo, devo dire, questo rapporto che oggi è venuto in evidenza, del rapporto AMAT Pulizia e Reset, perché probabilmente nell'avvenire possono esserci anche altri casi analoghi come questo. Noi ad oggi, devo dirvi, abbiamo voluto approfondire la questione con il nostro ufficio legale, anche per quanto riguarda l'aspetto della libera concorrenza, e quindi questo ci ha dato la possibilità di vagliare con più attenzione questo rapporto che si ha tra AMAT e le società del gruppo comune. Ma su questo argomento ritengo che sia importante, rispetto a quella delibera del Consiglio Comunale che abbiamo più volte attenzionato sull'argomento, che una delibera, se non erro, del 2016, si possa, sì, anche, sì, 1 gennaio 2016, perfetto, si possa, ecco, grazie anche all'esperienza e alla sensibilità dell'assessore Marano, proporre una attualizzazione di quella delibera rispetto alle problematiche specifiche e concrete
che abbiamo, che bene ha riportato anche il dottore Bellia, perché sono problematiche che attengono al passato e che oggi noi ci troviamo a confrontare e a poter superare, cosa che non può superare da solo AMAT, ma AMAT ha la necessità di un conforto da parte del socio, perché il socio ha dato determinate regole e su quelle regole noi dobbiamo muoverci, sebbene su questo argomento vi è un vulnus, perché non è specificato il caso, come bene ha ribadito l'assessore Marano, di rapporti pregressi e di clausole sociali, e per questo a noi servirebbe anche sull'argomento magari una direttiva che nell'ambito dell'approfondimento che sta facendo l'ufficio legale può trovare anche conforto per l'attualizzazione della delibera del 2016. Grazie. Sì, diciamo che si tratta appunto di un conforto, però dico poi anche una scelta, no, che in qualche modo, diciamo, come mi pare che sia stato messo in evidenza, pesa un po' su di voi. Anche la scelta allora del Consiglio Comunale era stata una scelta, dico, cito peraltro insomma testualmente questo articolo 9, un po' indirizzato al tema dell'economicità, ma non ci dobbiamo anche nascondere rispetto al fatto che poteva rappresentare una ulteriore occasione di sostegno alla Reset attraverso proprio l'internalizzazione di servizi che poi sono, diciamo, nelle corde dell'azienda stessa. Però, come giustamente diceva l'assessora, nel frattempo ci sono delle situazioni che cambiano, che nessuno di noi, diciamo, poteva immaginare, poteva prevedere. E quindi ecco, è anche utile, diciamo, uscire da questa situazione con una scelta che insomma possa essere così ampiamente condivisa e tutelare sia una parte che l'altra, perché ecco, non vorrei che poi incorressimo, no, nella situazione in cui qualcuno si alzerà: ah, ma la ma vogliamo ammazzare la Reset, ma vogliamo rovinare i lavoratori della Reset. No, non si tratta ovviamente di questo, però chiaramente va individuata, diciamo, una soluzione che possa essere a vantaggio di tutti e non a danno, e non a danno di qualcuno. Io non so se ci sono interventi o dei colleghi o... Sì, Presidente, vorrei intervenire. Presidente, soltanto una piccola battuta, se possibile. Sì. Perché io condivido la riflessione che ha fatto il Presidente Evola, tenendo conto che sull'argomento io non vorrei che dopo che risolviamo il problema in un determinato indirizzo, dopo sei mesi scrive il controllo analogo del comune e apre, diciamo, una questione rispetto a un ragionamento che è stato condiviso dalla commissione e da voi. Quindi, siccome conosco ormai l'iter procedurale, se non c'è chiarezza su questo argomento giuridicamente, io già so dove andare e verso quale percorso individuare, ma se vi è, diciamo, un approfondimento reale degli uffici, anche del controllo analogo, sulla attualizzazione rispetto alla giusta delibera del 2016, perché quella delibera nel 2016 aveva la sua ratio e sicuramente non affrontava la specificità del caso. Oggi abbiamo una specificità del caso che deve trovare il socio in piena condivisione con il percorso che l'azienda, il CDA, intende attuare, perché successivamente il controllo analogo, chiunque può, devo dire, lamentare la scelta che è stata fatta. Sì, 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 lei giustamente sottolinea, dico, la volontà politica, io credo che sia emersa con chiarezza. C'è poi un tema che è amministrativo e procedurale. Allora, scusate, in ordine degli interventi, hanno chiesto la parola in questione sia il consigliere Ferrandelli che il consigliere Chinnici, quindi cedo la parola. Grazie Presidente Evola. Io dico, il quadro che emerge è abbastanza chiaro. Dico, ora il tema è questa delibera del 2016 è operante, ha una ratio, la ritenga attuale, però diciamo c'è da sei anni
all'incirca, stiamo entrando al sesto anno, quindi così come non è stata vincolante per questi sei anni, non capisco perché debba cominciare ad essere vincolante ed interpretata in maniera così pedissequa oggi. Per quanto attiene Reset trova copertura in tutte le poste di bilancio, per cui non mettiamo a rischio nessun livello occupazionale dei lavoratori della Reset, ma ad oggi gli unici che rischierebbero il posto di lavoro sono questi lavoratori addetti alle pulizie dell'AMAT. L'assessore Marano è presente, il dottore Bellia anche, e appartiene all'ufficio delle relazioni istituzionali del sindaco e dell'amministrazione, quindi credo che oggi qui la volontà dell'amministrazione possa essere espressa in maniera chiara anche alla presenza dell'azienda per determinare il da farsi. Io sono pronto con un ordine del giorno, con una mozione che già ho depositato in Consiglio Comunale e può essere prelevata, a dare il contributo dalla parte del Consiglio Comunale. Credo che il tavolo di oggi ci debba far uscire con certezze, e quindi il sindaco fa una direttiva, l'assessore conosce le volontà dell'amministrazione, il dottore Bellia sta supportando questa azione, il presidente Cimino comprendo che voglia copertura dal socio e quindi dall'amministrazione per una questione di controllo analogo, ci può anche stare. E quindi è tutto adesso un lavoro, diciamo, di volontà politica. Noi possiamo fare la nostra parte, cosa facciamo? Possiamo decidere ognuno di noi che cosa fa per arrivare ad una risoluzione della vertenza? Io la imposterei soltanto così. Io credo che se l'amministrazione volesse potrebbe chiudere la partita in 30 secondi con questa direttiva, perché l'offerta presentata dal Reset non è migliorativa. E quindi, non essendo migliorativa, non è una condizione insuperabile, insormontabile. Dall'altra parte, a noi interessa che il servizio venga svolto. Le regole internazionali ed europee della concorrenza su queste sono anche chiare. Io mi metterei al lavoro, diciamo, in questa direzione. Però dico, lo ribadisco... Ma secondo me da oggi ce ne dobbiamo andare con le idee chiare, cioè non possiamo riaggiornarci perché siamo al 20, non possiamo vedere scorrere altri 10 giorni, di cui 3 festivi senza avere una risposta, perché ogni ora è per noi fondamentale e secondo me qui ci sono tutti gli interlocutori necessari. Grazie. Scusate, consigliere Chinnici, prego la parola. Sì, grazie. Io ho ascoltato con attenzione l'intervento sia del dottore Bellia che dell'assessore Marano, che ho compreso bene. Sapevo le posizioni di AMAT perché questa è la seconda, se non la terza volta che ci incontriamo con AMAT sull'argomento, e ho capito questo, che mentre l'amministrazione aspetta AMAT, AMAT aspetta l'amministrazione rispetto a una soluzione di merito. Cosa voglio dire? Che a bocce ferme, da quello che ho capito e spero di avere compreso bene, l'AMAT, non il presidente Cimino, ma l'AMAT, che è anche, diciamo, l'amministrazione, l'AMAT in tal senso si può muovere soltanto in un modo, non può fare altro, non può fare miracoli. La politica, se ho capito bene, può fare tanto, perché il presidente Cimino nel suo intervento richiamava una direttiva, non è che richiamava altro, nelle more della delibera che richiamava anche il collega Ferrandelli, il del 2016, nelle more di questa delibera, che è diciamo, se il Consiglio Comunale può dare un contributo come ha sempre fatto, siamo qui, ok? Ma nelle more di questo, una direttiva potrebbe dirimere e potrebbe diciamo, risolvere la questione. Quindi, se ho capito bene, perché dobbiamo chiudere oggi la questione e non domani, ok, perché ci sono dei lavoratori e tutti li abbiamo a cuore al di là della magliettina che portiamo. Ok, dobbiamo stabilire oggi come procedere, perché l'AMAT, come potrebbe essere qualsiasi altra partecipata dove il comune è socio unico, lo voglio ricordare a tutti e a me stesso, l'AMAT si può muovere solo se riceve una direttiva, visto i vincoli di legge che ci sono, da parte del comune di Palermo, da parte dell'amministrazione. Punto. Infatti il presidente Cimino richiamava una direttiva, infatti invitava l'assessore Marano, rispetto al suo intervento che ho condiviso, di mettere qualcosa, di metterla nero su bianco,
c'ho bisogno di una lettera di intenti, di una direttiva, non più che altro una direttiva, perdonatemi, da parte dell'amministrazione, in maniera tale che mi posso muovere superando alcune cose che oggi, diciamo, sono ostative per il percorso. Questo, se ho capito bene, è questo il nodo da sciogliere, perché se rimaniamo fermi, l'AMAT domani mattina si esprimerà soltanto in un modo, perché come si esprimerebbero gli altri? Cioè, perché ci sono dei vincoli di legge rispetto alle cose, non c'è un voler bene o un voler male. Rispetto a questo, quindi, invito gli attori principali, e qui in questa commissione oggi ci sono tutti, a diciamo, di confrontarsi e diluire una questione che non è più derogabile. E la reset, come diceva il collega Ferrandelli, non c'entra nulla. Non c'è un problema di reset, non abbiamo un problema di lavoratori in reset, perché diciamo, ci sono altre tutele per reset che sono vigenti, per fortuna. Grazie, io ho terminato. Sì, grazie consigliere Chinici. Ho visto che vuole intervenire il dottore Bellia, dico, come vedete c'è, diciamo, una partecipazione emotiva molto forte. Naturalmente non abbiamo la pretesa che possa essere questa commissione il luogo in cui si risolvono le cose. Comunque è chiaro che c'è, diciamo, una compartecipazione umana e politica molto forte. Do subito la parola al dottore Bellia, però ecco, rispetto all'intervento del presidente Cinino, che indubbiamente rappresenta la longa manus dell'amministrazione, dicevo, nel suo intervento però ha messo in evidenza un aspetto che non è nuovo a noi. Purtroppo la scissione netta che è stata fatta tra l'atto di indirizzo politico e quello amministrativo credo che in tanti anni abbia dato tutti i suoi risultati, e non dobbiamo dimenticare, soprattutto in questa commissione, che più e più volte rispetto ad alcune anche battaglie, diciamo, importanti, ad alcune questioni, non chiamiamole battaglie, alcune questioni amministrative importanti, il telefono di Diego, mi sono spaventata, si è dovuto scontrare proprio con il fatto che a fronte, diciamo, di una volontà, poi l'ostacolo era un ostacolo rappresentato appunto dalla, come dire, dalle procedure burocratiche e amministrative. Non a caso il presidente richiamava proprio il controllo analogo, quindi non è una questione, diciamo, che si supera meramente con una direttiva. Do la parola al dottore Bellia, e poi non so se vuole concludere anche l'assessora Marano. Prego Diego. Sì, Presidente, dopo il dottore Bellia, infatti ho alzato la mano, ok? Sì, grazie. Ok, no, io volevo dire, intanto, considerato che mancano appena 10 giorni al 31 luglio, io mi suggerirei al Presidente, all'Avvocato Cimino e all'Avvocato Sinatra di valutare una possibile proroga per il mese di agosto. E poi sulla possibilità che possa esprimersi l'amministrazione comunale, forse sarebbe opportuno anche che l'azienda scriva all'assessore Marano e al sindaco dicendo la situazione qual è in maniera formale, e quindi di valutare la possibilità di poter rivolgersi al mercato senza che appunto il controllo analogo o qualche altro servizio dell'amministrazione possa avere a che dire. Quindi in quel caso l'assessore Marano e il sindaco potrebbero disporre una direttiva in cui dice: va bene, considerato la situazione che si trova e che c'è adesso in AMAT, forse è opportuno continuare ancora a rivolgersi al mercato per salvare questi 40 lavoratori. Però l'AMAT deve rappresentare in maniera formale il problema all'amministrazione comunale, perché io penso, non credo l'assessore Marano si attivi spontaneamente perché ha saputo di questa situazione. A quel dottore punto Bellia, si può formulare una direttiva con il sindaco. Dottore Bellia, posso rivolgermi alla sua esperienza? Fabrizio, perdoni, possiamo seguire l'ordine degli interventi? Sì, però dico, siccome la seduta è una seduta pubblica, registrata, le interlocuzioni sono ufficiali, possiamo acquisire questa ufficialità di informazioni tutti quanti ora, in maniera tale da essere più veloci? Lo dico per aiutare, non per sdirrubare, soltanto questo.
Sì, questo era soltanto quello che, quello che penso io. Soltanto questo. Credo che possa aiutare, poiché siccome è una seduta di una commissione consiliare, che fra l'altro ha ovviamente competenze, sono presenti gli assessori, il presidente dell'azienda, siamo noi consiglieri, io formalizzo a fine di verbali il fatto che chiedo all'amministrazione attiva, all'assessore Marano, al dottore Bellì, all'AMAT, ognuno per propria parte, di attivarsi affinché venga data la proroga nel periodo necessario alla definizione del percorso, ovviamente, da affrontare insieme all'amministrazione per emanare una direttiva che mantenga la salvaguardia dei livelli occupazionali. E facciamo prima, perché altrimenti il presidente Cimino ora scrive la nota, la firma immediatamente, la invia all'ufficio, l'ufficio la riceve, e se bruciamo con questa nota di trasmissione, la diamo per acquisita, l'assessore Marano è qua, ha dato pure il consenso alla trattazione dei dati di persone della registrazione, anche Bellia, siamo tutti consapevoli, ci sentiamo tutti investiti della vicenda, ognuno per propria parte. Vorrei dare questo contributo. Perdonatemi, io soltanto un passaggio prima dell'assessore Marano. Io non vorrei che si faccia confusione, che noi siamo amministratori di una società per azioni che ha socio il comune e ci muoviamo secondo delle regole proprie, che sono quelle di economicità per la nostra azienda. Vi è un problema che è stato posto dal socio che riguarda la cosiddetta clausola sociale. Noi abbiamo fatto la proroga perché stiamo approfondendo l'argomento, non per risolvere il problema della clausola sociale e neanche per risolvere il problema dei lavoratori. Noi stiamo approfondendo il tema rispetto alla libera concorrenza e rispetto all'interesse di AMAT ad andare sul mercato o a rimanere internamente con una società di cui AMAT è anche socio. In questo vi è una delibera del Consiglio Comunale del 2016 che dà determinate regole. Se il socio ritiene, e qui abbiamo un dibattito in corso, che rispetto alle criticità che AMAT sta affrontando, che riguardano la libera concorrenza, che riguardano, diciamo così, un percorso che già è stato avviato, vi è anche un'ulteriore problematica che AMAT deve affrontare, che è quella di meglio approfondire il tema della delibera del 2016 del Consiglio Comunale. È bene che la delibera del 2016 del Consiglio Comunale venga ad essere o modificata o approfondita da chi l'ha supportata e realizzata. Non possiamo essere noi a dire guarda che c'è questo problema, perché noi di questo problema non siamo la parte attiva, siamo totalmente estranei rispetto, diciamo, al tema sociale. Non me ne vogliano, perché il nostro ruolo è un ruolo diverso rispetto a quello dei consiglieri comunali o rispetto a quello degli assessori, rispetto a quello, come ben diceva la presidente Evola, rispetto a quello del controllo analogo, perché diverse riunioni su certi argomenti anche seri abbiamo portato avanti in piena condivisione, e mi riferisco al tema Tarso e Tosap, e poi ci siamo trovati ad affrontare invece la burocrazia comunale, che ha interpretato anche le nostre giuste considerazioni in modo diverso. Sì, presidente, chiarissimo. Passo la parola all'assessora Marano, che poi dico, valutiamo anche questa ipotesi, visto che ancora c'è un percorso che richiede ulteriori tempi di esplorazione, se effettivamente ci può essere, questo magari lo chiedo anche all'avvocato che è lì vicino a lei, se c'è la possibilità di estendere anche ad agosto, in attesa che alcune cose possano essere chiarite. Intanto mi scuso con l'assessora Marano. Sì, bene, noi questa prova la faremo, perché noi stiamo approfondendo col nostro ufficio la questione. Ah, bene.
Ma stiamo parlando, signor Fizio, la questione che non riguarda il tema, voglio dire. No, ma questo, guardi, questo è clausola sociale. La questione riguarda libera concorrenza, perché noi siamo preoccupati di un possibile ricorso sulla libera concorrenza, indipendentemente poi, diciamo, dalla direttiva. Esattamente, è il vero rischio. Sono tematiche che lavorano sempre per portare tutte le questioni alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti. Dico, non sono cose nuove, in 4 anni ne abbiamo viste, sono state fatte, quindi infatti il problema è lì. C'è una volontà politica, ma è chiaro che poi di fronte anche, no, ad una rigidità normativa o amministrativa non sempre ci sono margini di manovra, se non a volte proprio a costo poi di finire bacchettati da organismi di controllo. Queste cose questa commissione le conosce molto bene, però chiaramente, dico, c'è anche, come dire, quest'onda emotiva che ci spinge a esplorare tutte le possibili soluzioni, ma è chiaro, non può che essere quello, diciamo, il punto di vista dell'azienda. Sono sicura che poi ovviamente l'uomo cimino, il cittadino cimino è comunque preoccupato, no, di un impatto che potrebbe avere eventualmente una soluzione che vedrebbe, diciamo, questi lavoratori con le loro famiglie. Però naturalmente il presidente Cimino deve valutare questo, diciamo, è assolutamente chiaro. Assessora Marano. Allora, grazie presidente. Io penso, premettendo che condivido la distinzione dei ruoli che ha qui sottolineato il presidente Cimino, dico innanzitutto che un'altra proroga aiuterebbe moltissimo, quindi è già una buona notizia se presidente qui conferma l'adozione di un'altra proroga, perché io non vorrei, diciamo, apparire troppo prudente, però sull'intervento rispetto ad una semplice direttiva, sapendo che tutti qui abbiamo la preoccupazione che occorre un iter, cioè delineare, allineare un iter procedurale che non lasci spazio poi a fraintendimenti, a valutazioni, a controlli che poi possono in qualche modo ringarbugliare la matassa che stiamo tentando tutti quanti, ognuno per il proprio ruolo, di invece di panare, perché abbiamo tutti quanti condividiamo che questa è una vicenda complessa, perché uno strumento adottato nel 2016 mentre la città cresceva e affermava la propria riconoscibilità culturale, turistica, oggi alla luce della crisi socio-economica comportata, diciamo, nel mondo dalla pandemia, noi abbiamo esiti che hanno reso molto più fragile il nostro mercato del lavoro. Dobbiamo fare in modo che si metta a fuoco uno strumento che sia il più valido e il meno, come dire, poi strumentalizzabile dal punto di vista poi di chi. Lo dico perché ci sono delle aspettative da parte di Reset, configurare poi che qualcuno possa dire che l'aumento delle ore è stato bloccato dalla volontà di un'amministrazione che pensa di dover, come dire, di non dover aderire allo sblocco dei licenziamenti. Cioè, io non la vedo una cosa così impossibile, un'accusa così impossibile che ci venga lanciata per dire che magari non adottiamo o tradiamo la volontà di quegli strumenti che avevamo adottato per valorizzare la crescita e l'autonomia di Reset. Quindi, siccome tutti siamo consapevoli che quindi la matassa è ingarbugliata, io quello che chiedo, e quindi sono veramente grata al presidente Cimino se ce lo riconferma, che adottando un'altra proroga estiva, noi ci impegniamo a fare in modo, insieme al dottore Bellia qui presente, coinvolgendo naturalmente coloro che nella giunta immediatamente hanno anche
diciamo, una responsabilità relativamente alle loro deleghe per chi si occupa di reset, per chi come il collega Catania si occupa, il assessore Catania che ha la delega su AMAT, di allineare diciamo tutto ciò che serve per concepire, io non so se una direttiva o qualunque altro atto, io prendo l'impegno, Presidente, se per lei va bene, che entro 10 giorni, entro i prossimi 10 giorni, in questa postazione o in questa stessa formazione o coinvolgendo anche altri che hanno responsabilità rispetto alle deleghe su Reset e AMAT, di prefigurare un percorso che allinei tutto ciò che serve per evitare strumentalità e restituire tranquillità alle 40 persone che in questo momento si sentono messe, diciamo, sulla brace di un licenziamento. Quindi io sento che questa può essere una posizione che condividiamo, assumiamo tutti quanti. Io penso di averlo, diciamo, sia nelle mie responsabilità, sia che nel mio cuore di persona che è sempre stata sulla frontiera sociale. Dal primo momento questa storia di questo servizio, come capirà, Presidente, mi ha messo veramente in imbarazzo e in una condizione di grave, veramente di disagio, perché capisco che cosa significhi per quelle 40 famiglie sentirsi in questa condizione di precarietà dopo aver 20 anni lavorato per la stessa azienda. Sì. Perfetto, è stata chiara l'assessora Marano, Presidente. Quindi grazie anche. Ci prendiamo anche noi questi 10 giorni. No, noi ringraziamo la Commissione, Presidente, perché veramente è stato molto importante questo confronto di oggi e ci mette nelle condizioni di sapere che interloquiamo con una parte del Consiglio da voi tutti rappresentate che evidentemente ha i nostri stessi obiettivi. Sì, credo che il dottore Bellia avesse alzato la mano oppure era rimasta forse la prenotazione? No, era una prenotazione precedente. Ah, va bene, va bene. E allora, dico, intanto io ringrazio tutti quanti, soprattutto, diciamo, per la prudenza che la delicatezza della questione, diciamo, richiede, per la prudenza con cui è stata affrontata, perché insomma poi il rischio è di creare aspettative e di creare danno, e come giustamente ricordava l'assessora Marano, la questione è molto delicata, perché se è vero che non si paventano licenziamenti all'interno dell'azienda di Reset, però sappiamo tutti e soprattutto noi che nel 2016 ci siamo premurati di dare un indirizzo preciso con una delibera, per noi ovviamente intendo il Consiglio, c'è la questione, diciamo, dell'aumento ore, così come di un adeguato sostegno economico all'azienda. Quindi c'è un intreccio di cose e dentro questo intreccio di cose, lo ricordava il Presidente, ci sono delle procedure che non abbiamo creato noi, stanno là e devono essere vagliate, valutate e se possibile, diciamo, anche superate, sempre dentro percorsi che siano, come dire, di legittimità, ed è qua chiaramente la difficoltà che si riscontra. Se lei ritiene che 10 giorni siano congrui, noi naturalmente prendiamo atto, insomma, di questa opportunità di ridiscutere all'interno della commissione. Naturalmente io le scriverò, così potremo riconfermare i 10 giorni, ma se non sono 10 sono 15, non cambia nulla. Mi pare, dico, abbiamo tutti preso atto, giusto, Presidente Cimino, che comunque per agosto sarà attivata questa proroga e quindi che ci sono dei tempi ulteriori che potranno consentirci comunque di approdare ad una soluzione che certo non potrà essere, diciamo, rinviata in eterno. Quindi se è così, questo è un punto acquisito, avremo modo di rivederci attraverso, diciamo, un giro di mail, poi stabiliremo una data utile, perché magari questo possa essere anche il luogo nel quale apprendere il percorso intrapreso, o addirittura, speriamo, insomma,
una soluzione individuata. Ringrazio tutti e tutte per la partecipazione, per il contributo. Saluto l'assessora Marano, il dottore Bellia, il presidente Cimino, sempre tutti molto disponibili. Ci scriveremo per riaggiornarci. Grazie a tutti, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona grazie a voi. Grazie, 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 arrivederci. Scusate, ma si è caduto il numero legale senza sì. Alle 11:03 è uscito il consigliere Ferrandelli. Sono le 11:03, dobbiamo interrompere la seduta perché è venuto meno il numero legale. Io già lo sento.